Signore mai peggio è, come c'è scritto poi nella copertina, è un viaggio nella lingua, negli usi, nei costumi e nella filosofia dei beneventani, cioè di come la lingua, il linguaggio, il lessico e quindi anche il dialetto si lega a un'interpretazione della del nostro modo di vivere, al nostro modus vivendi e anche operandi. E quindi è un libro, diciamo così, che nato diciamo negli anni della pandemia, ma insomma che richiama questa invocazione molto diffusa a Benevento, Signore mai peggio, insomma, che anche quella è una è sintomo di un'espressione, diciamo, di una filosofia, di un modo di interpretare la vita. Dice, come va? Signore mai peggio. Io, al pari di Menna e al pari anche di altri autori, sono proprio una fautrice del dialetto. Infatti mi piace ricordare quello che appunto diceva Andrea Camilleri del dialetto, che il dialetto è una lingua degli affetti, infatti è qualcosa di confidenziale, qualcosa di intimo, laddove invece l'italiano è praticamente l'ufficialità, è il mondo esterno. Ancora c'è una bellissima immagine che ci dà Franco Loi, che ci dice che il dialetto è una corrente di ritmi e di suoni dove poi in maniera spontanea si collocano le immagini e le parole. Anche il titolo è particolare, Signore mai peggio, è una tipica invocazione beneventana che mai come in questi tempi è molto attuale, perché ne usciamo da una pandemia e c'è comunque una guerra alle porte. E poi si conclude, anche questa è una chicca del libro, con una gustosa appendice enogastronomica. Sono particolarmente felice perché da beneventano doc amo il dialetto beneventano, i detti celebri, e quindi siamo proprio curiosi di apprendere anche tanti detti che magari non conosciamo. Tanti io li conosco e sono felice di partecipare a questo convegno, che poi insomma come TV7 ben sa, insomma, si stanno diciamo moltiplicando le occasioni culturali, per cui siamo contenti che la Fanciarella, oltre che circolo sportivo e ricreativo, è diventato davvero un circolo culturale che apporta tanto beneficio alla città.